pomeriggio a tutti, bentornati qui su Radio Nord Borealis, l'ora circolare. Riprendiamo le nostre puntate dedicate proprio ai modelli di business e a un po' di circolarità anche fuori dall'Italia. Torniamo in Argentina perché torniamo a parlare con Silvia Battaglia, intanto che io ringrazio della presenza. Ciao Silvia, bentornata. Ciao Silvia, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Grazie per sempre essere presente, per tutti i mail, tutti i WhatsApp che sono arrivati. Esatto, noi siamo ormai la coppia e io non posso fare a meno di te, quindi se tu non ci sei io sospendo il programma, vedi come sono affezionata a te, quindi non posso parlare di economia circolare senza di te. Silvia non mancano mai. Ma però non si dice, ma oggi abbiamo di nuovo un ospite, giusto Silvia? Perché abbiamo Gustavo Oliveira oggi con noi. Sì, abbiamo uno dei consulenti più esitosi che fanno l'avanti e indietro tra l'Argentina e la Spagna, specialista su modello di business e economia circolare. Benissimo, quindi benvenuto Gustavo anche a te in radio. Bienvenido Gustavo, a vos en la radio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto estar acá con ustedes conversando acerca de economía circular y de modelos de negocios. Gracias mille del invito. Per me es un honor estar con vos, hablando qua en esta prestigiosa radio sul modelo de business en la economía circular. Exacto, perché oggi torniamo a parlare di sensibilizzare, no? E di integrare quelli che sono un po' i principi fondamentali dell'economia circolare, come applicandoli ai modelli di business. Oggi volvemos a hablar sobre la economía circular, sobre los principios de la economía circular y cómo estos son aplicados a los modelos de negocio. Quindi io chiederei magari Silvia, ti chiederei di chiedere a Gustavo se ci vuole intanto fare una panoramica, quindi di com'è attualmente il processo di economia. Gustavo, Silvia nos pide si gentilmente podés dar un panorama de cómo es la economía circular desde tu perspectiva como consultor. Bien, nosotros desde perspectiva particular y de la consultora, lo que vemos es que cada vez hay mayor conciencia en los negocios tradicionales de la circularidad, ya sea a nivel de incorporación o de nuevo modelo de negocios. Noi, dal nostro punto di vista e della nostra esperienza, nel nostro studio di consulenza, vediamo che ogni giorno ci stanno più conscientizzazioni sul modello tradizionale di negozio e incorporare concetti sulla circolarità. Sì, Gustavo. Okay. Bien. ¿Qué implica esto? Que en cuanto a nuevos modelos de negocios, estamos hablando de modelos completamente tomados de la circularidad, que utilizan el scrap, ¿sí? O lo que otros no usan para incorporarlos a un tipo de negocio nuevo. Como así también, dentro del modelo de negocios tradicional, desarrollar circularidad en sus diferentes procesos. Noi ci incontriamo di fronte a due alternative. Una che i modelli tradizionali hanno cominciato a incorporare la circolarità ai processi. Ok. E sì, e dopo ci stanno delle aziende che direttamente parlano dell'economia circolare dall'inizio. Questa è la differenza tra un'azienda tradizionale e una che inizia a parlare de per sé della circolarità. Sì, Gustavo. Bien.
En este caso, en el primer caso, en el caso de modelo de negocio tradicional, creo que en los negocios tradicionales está la conciencia de la circularidad, está volviéndose cada vez un negocio más incorporado y una forma de hacer negocios incorporado al día a día. Algo que no veíamos antes, hace un tiempo atrás. Bene, i modelli di aziende tradizionali che hanno cominciato a incorporare nei suoi processi la circolarità, loro lo vedono come delle step che parlano di circolarità il giorno per giorno. Okay. E questo è nuovo perché prima le aziende tradizionali ne parlavano, non parlavano mai della sostenibilità, della circolarità. Okay. Invece adesso ogni giorno si sente più, chiedono più informazione, più consulenza su questi aspetti. Sì, ecco. Bravo. Okay. Sì. Sì, Silvia. No, chiedevo se ci può indicare, Gustavo, da quale processo stanno iniziando a partire, se da una revisione quindi del life cycle o se sull'integrazione di nuovi prodotti. Quindi da cosa sta partendo il processo di economia circolare in queste aziende, in quale fase? Gustavo, Silvia pregunta donde vos hablas de empresas con modelos tradicionales, dijimos que incorporaban el concepto de la economía circular a los procesos. ¿Desde qué proceso han empezado a hablar de economía circular? Uh-huh. Bien, ahí... Hay varios casos, digamos, de ejemplo, pero hay uno que para mí es el ejemplo más concreto, que tiene que ver, por ejemplo, la industria plástica, en cuanto al scrap, al desperdicio que antes había en la industria plástica, en reprocesar lo que se iba a tirar para volver al proceso inicial. Y lo que el sobrante, el scrap, el menor scrap que genera eso, venderlo o entregarlo a otro tipo de industrias que requieren eso como materia prima. ¿Sí? Eso, uh-huh. Eso es parte, por ejemplo, concretamente de economía circular, que se ha incorporado a un modelo de negocio que era tradicionalmente lineal, digamos, donde se fabricaba y lo que no servía lo que se tiraba y se generaba desperdicio. Uh-huh. Ha detto che tra le prime aziende che hanno incorporato l'economia circolare, il concetto, sono quelle che erano su un modello di economia lineare. Okay. Si prendevano le materie prime, si produceva e quello che andava come rifiuto, basta. Invece adesso... Loro prendono l'industria plastica, soprattutto, sono quelle le prime che hanno cominciato a applicare il concetto dell'economia circolare. Fare il suo rifiuto lo riutilizzano per produrre altri prodotti. Ok, sì, quindi diciamo che si dà attenzione a quello che è lo scarto. Quindi un'attenzione maggiore che poi ovviamente diventa materia prima per altre magari aziende o diventa sottoprodotto. Immagino che funzioni, inizia a funzionare così anche lì. Sì, credo di sì. Gustavo, quando si llega alla parte finale del ciclo, tenemos lo che sería il descarte che ora se reusa para producir nuevos productos. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Bien. Por ejemplo, en la industria, en esta misma industria, este tipo de industria, supongamos en el plástico que se va a descartar, que ya no es posible reprocesar para sacar este tipo de productos que hace esta empresa. No quiero nombrarla, pero bueno,
al no poder ya reprocesarlo, se reprocesa una vez, dos veces, pero al tercer reproceso ya no sirve, no se puede reprocesar, se vende, por ejemplo, para hacer envases plásticos, ¿sí? O utilizarlo dentro de envases de menor categoría o con otros materiales para no tirarlo, digamos, se reprocesa ahí, se utiliza en eso. Por ejemplo, para no hacerlo descarte. Para no hacerlo descarte, exactamente, para que no tirarlo. ¿Y cuál es el producto principal de ellos? El producto principal son piscinas. Ah, es muy interesante, Silvia. Yo le quiero a Luis de un esempio, pero sería un poco más claro sobre lo que estábamos hablando. Esta es una hacienda que hace de las piscinas con una cierta plástica. El oro fanno el riutilizo fino a 2 o 3 veces de la plástica. Una volta que arrivano la seconda, terzo riutilizo, loro non fanno più piscine, sino che vendono quello a delle aziende che fanno tipo plastica di una seconda qualità, no buona, okay. Buona. Sì, non mi viene la parola per dirti in base. Boh. Quella la riciclata in pratica. Sì, la riciclata. E fanno delle bottiglie, tutte cose con una qualità inferiore e diversa di quello che era il prodotto principale dell'azienda. Ok. Bene, vuol dire che abbiamo ancora prospettive quindi positive per continuare su questa linea. Io direi facciamo, Silvia, la nostra pausa musicale e torniamo poi qua per parlare nuovamente con Gustavo. La domanda, che musichetta mi metti adesso? Sorprendimi. No, ti sorprenderò. Oggi voglio mettere qualche cosa di più ritmato, niente jazz, oggi andiamo un po' su un pop rock. Oh, dobbiamo brava, svegliarci, oggi qui dobbiamo avere un po' di brio. Brava, mi piace. Qualche minuto e torniamo qua all'ora circolare. Bentornati qui, un saluto anche a chi si è collegato in questo momento. Oggi abbiamo nuovamente una puntata in compagnia di Silvia Battaglia, che è qua con me, e del dottor Gustavo Olivera, che dall'Argentina ci sta illustrando, soprattutto nella prima parte, quelli che sono un po' i modelli di business che attualmente stanno iniziando questo processo di economia circolare. Silvia, io ti chiederei, se hai voglia magari, di chiedere a Gustavo se ha piacere a raccontare un caso pratico, una sorta di case studies, in modo da concretizzare in un esempio di un'azienda che sta avviando questo processo. Come no? Gustavo, Silvia nos pide un caso concreto, práctico, de una hacienda que esté realizando y aplicando este modelo de negocios dentro de la economía circular. Y si este caso es hecho en Argentina, tanto como en España, ya que vos sos consultor entre ambos países. Bien, este caso puntual es en Argentina. No he visto similar en España, pero sí es un caso replicable. Sí se podría replicar, quizá incluso hasta fácilmente en otros países, en otro lugar. Bene, questo è un caso che lui ha visto in Argentina, che okay. È molto facile da portare avanti in qualsiasi nazione. Da replicare, ok. Bien, esto es puntualmente el reciclado del aceite de cocina usado en la industria gastronómica, ¿sí? Que se procesa, se reprocesa, y se obtienen jabones de tocador y se venden en la industria hotelera.
y además también se obtiene biodiesel. Ah, bene. E questo è un caso di una ditta che vende olio per cucinare ai ristoranti. E loro vendono l'olio e dopo quell'olio che rimane, che è bruciato, che prima si buttava, loro portano dei contenitori e all'altro giorno fanno la raccolta di questo olio. Con questo olio che cosa fanno? Loro lo vendono ai micro imprenditori piccoli e questo fanno la savonetta che dopo è venduta agli alberghi dei 4-5 stelle. Anche ha detto che adesso ci stanno per fare, mi dijiste Gustavo che la seconda alternativa allo jabone es el biodiesel, no, del aceite quemado, del aceite usado se hace biodiesel también. Ah, e la seconda alternativa che adesso sta andando molto forte è di questo olio bruciato fare il biodiesel. Ok, ah, il biodiesel, ok. Che è la parte più interessante di questo modello di negozio? Perché a parte di essere circolare, genera un impatto abbastanza importante nella società. È che questo... Este aceite quemado, o sea, este aceite que es desecho, se utiliza para hacer estos jabones que lo hacen microemprendedores de escasos recursos económicos que no tienen acceso a financiamiento, sino más bien esta empresa les da todo el proceso, los ayuda a hacer los jabones, les enseña cómo hacer esos jabones que tienen un proceso especial, se utilizan químicos para eso, químicos... que se consiguen fácilmente, son sustentables también, y ellos venden estos jabones a los hoteles. Entonces se genera una economía, un círculo virtuoso de economía que da también vida a microempresarios que de otra manera no tendrían por ahí ingresos. Bene, ha detto che lo più interessante che lui ha visto su questi tipi di modelli è che questa ditta non solo vende questo olio tra virgolette bruciato, sino che fa la formazione di queste micro imprenditori che non hanno praticamente risorse, anche fanno l'accompagnamento in ogni step per la fabbricazione di questi saponi e così loro hanno fatto un circolo virtuoso dove l'impatto a livello sociale è molto importante e per conseguenza non solo all'impatto sociale e l'impatto nel medio ambiente anche l'economia si vede perché è stato misurato e quindi abbiamo un risultato positivo, ottimo. Sí, me dice Silvia, los resultados son positivos, óptimos. ¿Podría dar ejemplos de número? ¿Ha estado medido puesto impacto social de algún modo? Mira, ahí la medición más concreta es que se han llegado a sustentar hasta 100 familias con este emprendimiento. 100 emprendedores trabajando, digamos, cooperando para poder producir estos jabones y venderlos, digamos. Se hace el packaging, se hace todo y se entregan hoteles. Así que esa es la medición más concreta que podemos tener, más allá de la cantidad de litros que se dejan de verter al medio ambiente y que afecta al medio ambiente, ¿no? Que son varias toneladas de litros mensuales de aceite quemado que cuesta después cuando se vierte en parte de desechos, en los desechos de aguas residuales, no se integran rápidamente al medio ambiente, digamos, no se disuelven. Entonces, ese impacto sí no está medido, pero sí el impacto en las familias, digamos, generar 100 ingresos, 100 sustentos
es un impacto interessante. Bene, ha detto che io le avevo chiesto se c'erano numeri che parlavano di questo impatto mm-hmm. e mi ha detto di sì, che con questa ditta che aiuta i microimprenditori vivono praticamente 100 famiglie che tutte loro lavorano nel processo, perché sì, è molto interessante, loro fanno tutta la catena produttiva, il packaging, la parte del marketing, l'elaborazione, e sono 100 famiglie che possono vivere con questo, al di là del beneficio di non di che questo olio non va buttato nel medio ambiente. Quindi è un cambio di mentalità anche importante dal punto di vista dell'azienda che si mette in gioco e vuole che questi imprenditori abbiano la conoscenza, le fanno l'accompagnamento in ogni step della sua produzione, è molto di più di un impatto sostenibile e circolare, veramente. Puoi chiedergli qual è l'ostacolo più grande che stanno incontrando, se c'è? Gustavo, questo tipo di perdon, di en este ejemplo concreto, ¿cuál es o cuáles son los obstáculos que han encontrado? Si los han encontrado. Sí, el principal obstáculo es la posibilidad de escalar el emprendimiento. Ese es como el principal obstáculo acá en Argentina, por lo menos. Quizá no en España, no en Europa, porque hay muchos fondos de la Unión Europea para esto, pero y hay mucho apoyo y hay una mayor comprensión de la circularidad. Pero acá en Argentina la escalabilidad se hace difícil. Acá hay un caso muy interesante de escalabilidad que lo han logrado la gente de Xinca, que hacen zapatillas con cubiertas desechadas o neumáticos desechados. Ellos han logrado una escalabilidad interesante, un producto masivo, bastante bien aceptado y han ganado muchos premios. Pero en general, la escalabilidad es el problema que se enfrentan este tipo de emprendimientos, que si no se logra escalabilidad, no se logra sustentabilidad. Uh-huh. Ha dicho de que sí, ci stanno degli ostacoli. El principal obstáculo es la mancanza di risorse per portare avanti questi imprendimenti, che lui dice che in Argentina mancano dei soldi, invece vede in Spagna, che è lo che lui conosce come realtà anche in Europa, ci sta la conscientizzazione di che cosa è l'economia circolare e ci stanno dei fondi disponibili per applicare modelli di economia circolare attraverso l'Unione Europea. Invece, nell'America Latina ancora questo non è così presente. Sì, ci sta la voglia di portare avanti questi modelli, però le mancano dei fondi. Questo è un ostacolo. Però questo ostacolo, lui ha detto, sebbene mancano di fondi, ha parlato di un altro modello tradizionale portato allo circolare, che è la fabbricazione di scarpe per lo sport. Che lo fanno con i pneumatici. Sì. La marca si chiama Zinca e ha avuto tantissimi premi e adesso loro stanno arrivando a un livello di produzione molto interessante. Sono riusciti a fare un circolo anche circolare a livello concreto di business per poter ampliare la sua produzione. Ok, puoi chiedergli se c'è un settore
settore merceologico in particolare che sta dando risultati positivi in questo? Ha parlato delle scarpe, però magari prima ha parlato dell'olio, se c'è un settore in particolare, ecco, che magari spicca di più degli altri. Gustavo pregunta Silvia si hay un sector de la economía, de los emprendimientos, en donde este tipo de acciones tienen más fuerza y más presencia que en otros, ya que has hablado de aceites y de zapatillas. Sí, a ver, digamos, la circularidad quizás tiene más fuerza o más potencial en los desechos electrónicos, en el reuso y desuso y reciclado de la electrónica, donde hay mucho componente electrónica, o incluso en la industria automotriz también, digamos. Acá lo que pasa es que es casi un modelo tradicional que recién ahora se está empezando a mirar como circular, pero en el desecho electrónico no se hace mucho. Ahí digo, hay mucha potencialidad porque todos tenemos algo electrónico o algo eléctrico en la casa. Y ahí es donde, digamos, hay tantos componentes que se pueden, digamos... como dice el principio de la economía circular, junto es un desecho, pero separado sirve de materia prima. ¿No? Sí, ha dicho que el sector Travirgolette più tradizionalista e di maggiore potenziale sempre la elettronica e lo elettronico, perché ogni componente può essere la materia prima per un altro processo. Anche la automotrice, tutto quello che ha una relazione con le parti delle automobili. Ah, ok, l'automotive, ok. Sì. Sì, Gustavo. Seguì. Sì, ahí es donde hay mucho potencial. Si bien todavía se está tratando al automóvil en desuso, al automóvil que no sirve, digamos, desde su primera fabricación, como prácticamente un desecho, pero ha empezado ya a tomarse conciencia de que el automóvil, al tener tanto componente, se puede empezar a utilizar para economías circulares de manera más consciente, digamos, porque hoy, de hecho, un desarmadero es prácticamente economía circular de un vehículo, ¿no? O sea, cuando lo ponemos a pensar así. A pensar, pero, sí. Pero no hay conciencia de eso prácticamente. Recién ahora se está empezando a tomar conciencia de que cada componente del vehículo, así como el componente de una computadora, hoy se recicla mucho mejor y mucho más, se puede reciclar también. Ha detto che un aspetto che viene molto forte, dove si è cominciato a avere maggiore consapevolezza, è i componenti di una vettura. Quello è l'esempio più pratico dell'economia circolare. Ogni componente si trasforma nella materia prima di un altro processo. Quando prima uno vedeva su una autostrada tante automobili di anni e anni rimanevano là, adesso quello non esiste più, sono tutti autoparte. Ok, sì. Sono allora io farei così, perché avrei una domanda legata ai cittadini anche, però direi facciamo la pausa musicale e poi la domanda gliela faccio dopo nell'ultima parte. Perfetto, andiamo alla pausa musicale mentre mi godo il sole di Roma. Ecco, brava, qualche minuto e torniamo. Bentornati qui a parlare di economia circolare. Silvia, ho un piccolo compitino in più per te, poiché Perfetto. Io farei una domanda a Gustavo, però prendendo spunto da una mail che ci è arrivata
nei giorni scorsi da parte di un ascoltatore, perché noi abbiamo sempre parlato di aziende, quindi di processi circolari all'interno dell'azienda. Un ascoltatore ci ha chiesto se c'è un ruolo attivo da parte dei cittadini e come i consumatori recepiscono questo cambio, no, di business, quindi se hanno questa percezione e come lo stanno vivendo, ecco. Magari è carino chiederlo a Gustavo in questa situazione. Gustavo, concretamente Silvia nos pregunta, ya no desde el punto de vista del empresario que lleva adelante estos modelos de negocios circulares, sino cómo lo percibe, cuál es el rol del ciudadano común y si percibe estos cambios de la economía tradicional a la economía circular. Bien, es una pregunta más que interesante. Y creo que ahí es donde está la llave para promover estos nuevos modelos de negocios y que sean exitosos. Las economías circulares, creo que cada vez están siendo más, el consumidor está siendo más consciente de esto, aunque hay que obviamente luchar contra el marketing de las grandes marcas, de las grandes economías tradicionales, ¿no? Bene, ha detto che è una domanda molto interessante perché dà una chiave di lettura sulla società e sul ruolo del cittadino, dove questo cittadino è più consapevole minuto a minuto e il cittadino deve anche mantenere una lotta contro il marketing delle grandi marche tradizionali, e questo è un fenomeno interessante. Sì, Gustavo. Bien, ahora creo que sí, las nuevas generaciones, sí, quienes están incorporando y se han incorporado ya las economías, la nueva fuerza de trabajo, generación Y, nuestra generación, generación X también, que ha empezado a ser mucho más consciente del consumo, sí estamos valorando el tipo de economía circular, esto de generar impactos conscientes en el medio ambiente, de regular ese impacto y de comprar aquello que promueve la sostenibilidad de nuestro mundo, ¿no? De nuestra tierra, de nuestro planeta. Por lo tanto, yo lo que veo es un consumidor cada vez más empoderado, más informado, ¿sí? Y más consciente de dónde compra y qué compra. Ha detto che lui si trova di fronte a consumatori che sono ogni volta più informati, più consapevoli dell'impatto che l'economia circolare ha sul medio ambiente, sul modo di produzione, e che adesso ha cominciato a vedere che è più consapevole sulla regolazione dell'economia circolare. Okay. E che vede un forte indizio sui giovani, che loro acquistano prodotti che veramente sono circolari, soprattutto i giovani, e parla della generazione X e della generazione Y, tecnicamente. Sí, Gustavo. Bien, en este sentido, yo creo que tanto los gobiernos como las organizaciones, las empresas, tienen que invertir más en... Pero sobre todo los gobiernos, porque estamos hablando de educar al ciudadano, ¿no? De que el ciudadano pueda elegir con mayor libertad y con mayor conciencia, es educar al ciudadano en esto, en que se pueda ver desde de dónde vienen los productos...
la trazabilidad de los productos para poder comprender que hay un valor agregado en esta circularidad o en la reutilización o el reprocesamiento de ciertos productos, y que ese producto, comprando ese producto, estamos ayudando a mejorar la sostenibilidad del planeta. Bene, ha detto che lui è come una seconda chiave di lettura. Ha visto che dove il governo educa sull'economia circolare, la sostenibilità, il medio ambiente, tutte queste azioni e iniziative prendono più forza. Crede che il ruolo del governo qua è fondamentale. Anche ha parlato, se il governo educa e anche fa la promozione della tracciabilità di ogni prodotto e ti fa capire da dove viene, come è stato fatto, quali sono le possibilità dopo di quel prodotto sia la materia prima di un altro processo, l'impatto veramente è forte e la gente, soprattutto i giovani, questo lo capiscono. E è una cosa che è consapevole e le piace partecipare. Ok, sì, perché probabilmente hanno maggiore consapevolezza sicuramente di questo. Sì, adesso ti faccio a te una domanda. Aia. Aia, aia. Dal tuo punto di vista, della tua esperienza, questo ultimo dell'educazione, della tracciabilità, che lettura fai? Che secondo me è importante, perché il consumatore deve essere responsabile allo stesso modo di un'azienda. Se vogliamo creare un cambiamento, il cambiamento si fa in entrambe le direzioni. Le aziende fanno un passo avanti per essere più circolari, il consumatore ha il diritto di essere maggiormente informato. Io l'ho sempre vista così. Quindi deve essere un lavoro da entrambe le parti, e soprattutto il consumatore deve imparare a chiedere alle aziende. Sì, e io le hice una pregunta, Gustavo, a Silvia, sobre lo que vos había comentado. ¿Cómo veía ella esta intervención del gobierno y del consumidor? Y dice que es fundamental desde su punto de vista que participen gobierno y consumidores, que es muy, muy, muy importante si se quiere realmente llevar el cambio adelante, y que ve que el consumidor tiene que empezar a preguntar más, a ser más participativo. Coincido totalmente. Y ahí hago un paréntesis importante, porque ahí creo que el tercer sector es fundamental, y en este caso los comunicadores, como Silvia, es fundamental para difundir la importancia de la circularidad, y que nos podemos encontrar con productos de excelente calidad y muy superiores muchas veces a los que hay en el mercado, y con un impacto muy grande si accedemos a ellos y compramos y los pedimos, los requerimos, los demandamos. Por lo tanto, creo que es crucial también ahí hacer este hincapié en el tercer sector como una herramienta fundamental para difundir esto. Silvia, Gustavo ha detto che sì, che ci stanno tre zampette: prima le aziende, dopo il consumatore, anche il ruolo dello Stato. Però ha detto che è molto importante il terzo settore, che in Argentina il terzo settore è quello che porta avanti la diffusione. Okay. Per esempio, il ruolo attivo che ha la radio sul territorio al fare dei programmi dove si parla propriamente dell'economia circolare. Okay. Questo è fondamentale, perché a volte rimangono scollegate azioni del governo, cittadino, azienda, e la diffusione, la conscientizzazione, lo può portare avanti un progetto come il della radio.
dire che siamo sulla strada buona anche noi, allora in qualche modo. Giusto. Abbiamo giusto. Una grande responsabilità allora, perché qui inizia a farsi seria la cosa, a questo punto. Sì, sì. Gustavo ha dicho que sí, que hay una, el tercer sector tiene una gran responsabilidad, y en la medida que más seriamente se habla de estos aspectos, la cosa realmente crece, se mejora y se ven resultados. Coincido plenamente en lo que acabo de decir. Es así, hay que ponerlo. Los cambios, nosotros decimos que siempre empiezan por el lenguaje, por ponerlo en palabras, digamos, en conversaciones. Si no está en la conversación, no está. Entonces, poner el tema sobre la mesa y difundirlo es el principio de tomar conciencia sobre los cambios, ¿no? Ha detto Gustavo, Silvia, que el cambiamento, lo prima que se fa per portare avanti un cambiamento es mettere delle parole che parlano di questo cambiamento. Buttare sul tavolo un argomento e diffondirlo, farlo conoscere. Se no, il cambiamento rimane in ogni settore. Invece, il cambiamento è attraverso delle parole, dopo delle azioni, però è fondamentale. Per quello lui, quando ha conosciuto il progetto della radio, è rimasto veramente per bene, ha avuto un impatto forte, perché avere una radio che parla dell'economia circolare proprio, e portare avanti, essere consapevole veramente di quello che vuol dire l'economia circolare e della diffusione, proprio di tutto un modo di pensiero e di fare business molto diverso dal tradizionale. Bene, allora vuol dire che dobbiamo continuare così, e a maggior ragione continueremo a farlo. Allora, noi siamo arrivati in chiusura, non so se magari Gustavo vuole dirci ancora qualcosa, io lascio Gustavo, il microfono libero. Gustavo, estamos llegando a la terminación del programa. Te dejamos el micrófono para que nos hagas el comentario final. Bueno, antes que nada, nuevamente agradecerles por el espacio. Mi comentario final va básicamente apuntado a aquel que escucha y que tiene un negocio tradicional, a invitarlo a que empiece a mirar en sus procesos todo aquello que puede llegar a introducir en la circularidad y con una mirada de, obviamente, en el fondo de sostenibilidad, para repensar su forma de hacer. Esta invitación es para mí crucial porque desde las economías tradicionales nacen muchos nuevos negocios de economía circular, que a veces están ahí y no los podemos ver hasta que miramos realmente los procesos, generamos creatividad con la gente, con aquellos que participan en las organizaciones y sobre todo involucramos al consumidor o al cliente. Bien. Ese sería mi mensaje final. Bene, ha detto che prima di tutto ringrazia per questo spazio, per essere stato invitato, e lui lascia questo pensiero, che praticamente è un invito a tutti quelli che fanno modello di azienda tradizionale, a fare una riflessione su ogni processo che loro portano avanti e trovare il modo di portare anche del piccolo un modello più circolare. E per la sua esperienza, dice, all'inizio sembra che non si può fare, e dopo si comincia a vedere che sì, si possono fare piccoli cambiamenti, ma questo
questi piccoli cambiamenti devono essere accompagnati da anche i consumatori, e questo dialogo tra aziende e consumatori fanno che sia più ricco la possibilità di portare avanti un modello di economia circolare. Sono d'accordo. Informazione e consapevolezza, direi che sono i due termini con cui chiudiamo questa puntata. Forse sono quelli più idonei, credo. Sì. Ha detto Silvia che sta d'accordo. Sì, è così, informazione. Y ser cada vez más consciente de que se puede llevar adelante un modelo de negocio circular, sustentable. Bene, allora noi diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Grazie di cuore a Gustavo per la sua presenza, e qualora volesse tornare, le porte sono aperte. Grazie, Gustavo dijo que te da las gracias por estos momentos, por lo que nos has comentado, que si te da gusto volver a participar en la radio, las puertas están abiertas. Con mucho gusto, muy amable, y si cuando quieran estamos presentes ahí. Grazie mille, lui sarà presente per qualsiasi requisitoria nostra. Bene, allora io ricordo invece agli ascoltatori quindi la possibilità di mettersi in contatto con noi, come hanno già fatto, quindi via mail all'indirizzo diretta@radionordborealis.it, oppure tramite messaggio vocale o messaggio scritto al numero di WhatsApp, al numero della radio, che è 389 888 0428. Io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Buon pomeriggio a tutti. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a tutti.